Da solo, apro gli occhi e quello che vedo non è altro che un edificio spoglio e grigio, con le finestre e le porte rotte. Mi sono dentro e neanche il tempo di guardarmi intorno. Sento urlare dei mormori in pochi secondi. Dopodiché, silenzio. Mi incammino negli angusti corridoi della struttura che pare essere abbandonata. Almeno mezzo secolo. Non è rimasto più niente. Ci sono tante stanze ai lati di ogni corridoio, tutte vuote. La pendice che un tempo era verde, adesso ha perso tonalità. Come se i colori fossero appassiti, insieme a tutto il pozzo. Ad un tratto, le mie orecchie percepiscono un respiro, forte e veloce. Poi, i passi che in breve tempo aumentano di frequenza e intensità fino a diventare una corsa, accompagnata da un respiro affannoso e da un ringhio pieno di odio. All'udire di quei versi, il battito cardiaco aumenta e le gambe quasi non mi reggono all'impiedi. Inizio a correre come mai prima volevo. Avevo fatto in vita mia. Nonostante la mia velocità, mi sento avvicinare sempre di più. Con ormai poca consapevolezza delle mie azioni, entro in una stanza, cerco di chiudere in fretta la porta, ma invano. Preso dal terrore, lascio socchiuso e mi nascondo in un angolo. Se la stanza fosse avuto una finestra, userei senza dubbio il prato di sotto. Essendo sprovvista, inizio già a sentire un odore di morte entrare da quella porta. Passano pochi secondi, nel frattempo la frequenza dei passi diminuisce. Il respiro si tranca, mi sento più vicino, fin quando eccolo lì. Quel che può sembrare un incrocio demoniaco tra un cane, un uomo e gli occhi. Fa come si prende,